capisco il motivo per cui poi dobbiamo stare obbligatoriamente aperti, noi tabaccai, in quanto comunque abbiamo anche il distributore di automatico, quindi basterebbe che ci dessero la possibilità di caricarlo una volta al giorno e si toglierebbe, non ci sarebbe insomma questo problema, insomma, di avere un'altra attività aperta, visto che la situazione è quella che è, o quantomeno dare la possibilità a noi di scegliere se aprire o no. Beh, da quando abbiamo cominciato questo, l'ultima quarantena, dopo l'ultimo appello che c'è stato del Presidente del Consiglio, chiaramente la gente che è in giro c'è molta di meno, qualche cliente abituale soprattutto e poco altro. Anche perché... perché qui siamo in una zona commerciale dove i negozi sono tutti chiusi, quindi le persone che c'erano prima non ci sono adesso e siamo in difficoltà come tutti quanti. Le persone che vengono sono più che altro clienti abituali e ordinano più che altro, prendono sigarette, inizialmente la prima settimana prendevano più pacchetti e adesso solo lo stretto necessario. Il problema è che non ci sono proprio persone, qui soprattutto è un punto dove la passeggiata è fondamentale per noi del centro e chiaramente con le nuove leggi non ci sono le passeggiate, non c'è gente e quindi stiamo risentendo un po' di tutto questo problema a livello economico, insomma. Le persone più che altro principalmente in questo periodo chiedono, beh, oltre le sigarette, qualche sporadico giocatore del lotto e soprattutto di stampare i fogli, quelli per poter circolare in giro, insomma. Questa settimana mediamente circa 30 persone al giorno, grosso modo, 40 massimo, prima almeno 3 volte tanto. Poi soprattutto il sabato da noi era la giornata principale e dove convogliava più persone, soprattutto nel pomeriggio. Adesso il sabato è la giornata che in assoluto c'è andata peggio da quando è cominciato tutto quanto, insomma. Poi in questo momento ci sono persone che non hanno preso proprio bene sta cosa, infatti a volte entrano, per esempio c'è un signore che entra, non mi chiede nemmeno niente, non parla, mi fa vedere solo le sigarette, me le indica, mi dice voglio queste con gesti, e altri che magari stanno fuori non vogliono entrare nel negozio perché magari hanno paura di non so bene che, perché poi comunque io le sigarette gliele devo portare sulla soglia, e questa è un po' la situazione che stiamo vivendo.